Buongiorno. Come vi chiamate? Milo. Francesco. Luca. E cosa avete costruito in questa settimana? Un libro. Molto bello. Un libro a partire da delle immagini formate da dei pattern. E cosa sono questi pattern? Ripetizione di una stessa forma. Ok. Sono partiti da un oggetto che noi abbiamo scelto, l'abbiamo ambientato e questi ambienti li abbiamo disegnati attraverso dei pattern. Però noi non abbiamo scelto i nostri fogli come ambienti, li abbiamo riuniti in diverse famiglie e abbiamo scelto la famiglia, ogni gruppo ha scelto una famiglia e abbiamo lavorato sul tema di questa famiglia. Dopo scelti questi disegni, cosa avete fatto? Abbiamo deciso l'ordine in cui metterli e scelto dei suoni per ambientare questo libro. Che genere di suoni? Abbiamo scelto il suono di una zip come inizio e come fine, una canzone come sottofondo e abbiamo costruito i suoni facendoli assomigliare a quelli della verità. Che tema avete scelto? Quello del lavoro e il titolo del nostro libro è Officina Martelli. Ok, bene. Dopo aver scelto i suoni, cosa avete fatto? Li abbiamo messi in ordine, abbiamo deciso quanto dovevano durare e li abbiamo provati sfogliando le pagine. Come vi è venuta l'idea di Officina Martelli? Allora, la nostra storia è una storia un po' fantastica, però volevamo comunque dare un titolo materiale molto... Che dava un'idea molto specifica e quindi questo nome Officina Martelli, Martelli è un nome inventato che però viene ripreso durante il racconto e poi Officina appunto è il luogo in cui si svolge la storia e poi però parte per un viaggio fantastico in questa officina. E come è composto questo libro? Questo libro è composto da diverse tavole messe in uno specifico ordine con dei suoni che noi abbiamo formato che sono per lo più metallici tranne quelli finali che sono un po' più fantastici come una canzone che è stata messa alla fine. E come avete formato queste pagine di un libro? Le abbiamo rilegate utilizzando queste specie di borchie e con una specie di pinza che ha usato Luca. Sì, con la pinza abbiamo stretto queste borchie per far stare insieme tutte le pagine e poi le singole pagine erano dei dipinti fatti con i pattern, come già detto prima, e fatti anche da altri ragazzi. E noi abbiamo scelto questi dopo una condivisione in base alle caratteristiche simili di questi dipinti. E per i suoni, che tipo di suoni avete usato e soprattutto dove siete andati a registrare questi suoni? I suoni li abbiamo registrati fuori e anche dentro. I suoni metallici li abbiamo registrati fuori utilizzando una penna battendola contro un tombino per il rumore del martello, un accendino contro quella specie di ringhiera per il secondo rumore sempre metallico e per il rumore del martello che cade abbiamo sbattuto contro una specie di ringhiera che era rotta e quindi faceva un rumore più forte. Mentre per il rumore del vuoto abbiamo utilizzato l'aria condizionata e quindi abbiamo registrato dentro. In che luoghi siete andati a prendere questi suoni? Sia all'esterno che all'interno. E perché questa ambientazione per esporre il vostro libro? La spazzola e questa spugnetta, perché questo libro parla del lavoro e questi sono due strumenti
che si usano sempre per il lavoro, e il martello perché il nostro libro parla quasi sempre di martelli, anche il rumore è quasi di un martello. Mentre questa immagine l'abbiamo messa qui perché questa non è una normale didascalia, oltre alle informazioni normali che ci sono, abbiamo deciso di mettere questa foto che è un po' l'ambientazione di questo libro, perché questo palazzo assomiglia a una fabbrica. Ok, grazie, e adesso che sappiamo di più sul vostro libro, aspettiamo di vederlo dal vivo. Milo, fermo, preparati, vai!